Va alla Corrado Borussia Policoro la gara di andata dei play-out del campionato di Serie A di calcio a 5 femminile. Davanti al pubblico del Pala Ercole, domenica le Ioniche si sono imposte per 4-3 sulle siciliane della Vigor San Cataldo, conquistando un primo importante tassello nel discorso salvezza. Tra una settimana in Sicilia basterà infatti non perdere per poter ottenere la permanenza nel campionato nazionale. La gara inizia subito con le policoresi all'attacco, anche se non mancano le fiammate delle ospiti verso la porta di Salfi. Al 14° la partita si sblocca grazie alla rete di Oliveira. Pochi secondi dopo arriva il raddoppio a firma di Bergamotta. Nella ripresa le padrone di casa allungano ancora e al secondo vanno a segno con Albano. Il Corrado Borussia sembra gestire il risultato, ma al 6° minuto accorciano le distanze le siciliane grazie al sinistro di Carruba. E la Vigor segna la sua seconda rete al 10° minuto, approfittando di un calcio di punizione realizzato da Bughea. La gara sembra riaprirsi, ma il Borussia non ci sta a farsi raggiungere e dopo diversi tentativi realizza la sua quarta rete di giornata al 10° minuto grazie alla sassata di Capitan Scarcia, che si infila sotto la traversa. Neanche il tempo di esultare, il San Cataldo va di nuovo a segno per il definitivo 4-3 grazie a Fiorenza. Negli ultimi minuti il Policoro cerca la rete della sicurezza, ma i legni e l'estremo difensore siciliano negano alle ragazze di mister Caffarella la gioia del gol. Grazie a questo successo il Corrado Borussia Policoro può andare in Sicilia con la possibilità di sfruttare 2 risultati utili su 3. Oltre alla vittoria basterà infatti anche un pareggio. Resta un po' di rammarico per uno score che poteva essere molto più ampio, considerato quanto fatto vedere in campo dal team metapontino. Ora comunque l'obiettivo è bissare quanto fatto vedere domenica al Pala Ercole e conquistare tra 7 giorni in Sicilia la permanenza in Serie A.